Dopo l'esplodere dello scorso anno, il Brera di Modena torna ad essere campo nemico per il Pescara, che dal confronto con i canarini di Walter Novellino esce con le ossa rotte, non solo per la sconfitta, quanto per i provvedimenti disciplinari, tre le espulsioni combinate da un Gersini di Genova, ancora in giornata no, ancora penalizzante nei confronti dei biancazzurri, come lo fu nella gara di Catania. Così Baroni per il derby con la Virtus Lanciano perderà Lazzari, Zuparic e Pucino, più Maniero, che diffidato, è stato ammonito nel corso del primo tempo. Espulso anche Rubin del Modena. Una sorta di bollettino di guerra per una partita che però non è stata così cattiva. Le scelte iniziali sono quelle previste alla vigilia: Baroni dirotta Pucino al centro al fianco di Salamon e lascia Zuparic in mediana, con Memusche risparmiato e tenuto in panchina per più di un'ora dopo il logorante doppio impegno con la nazionale albanese. Nel Modena squalificati Manfrin, Cionek e Nizzetto, c'è Ferrari in tandem col Diablo Granoce. I canarini caricati a dovere da Novellino e con una settimana di riposo in più per aver saltato l'impegno di Chiavari, gara rinviata, partono con piglio aggressivo, ma il Pescara ribatte colpo su colpo. Pericolose le sassate di Politano prima e di Schiavone poi. La migliore palla gol capita al Modena al 25esimo, a fondo e cross dell'ottimo Calapai, respinta incerta di Aresti, palla a Luppi che a colpo sicuro scheggia la traversa. Dopo tre minuti azione travolgente di Melchiorri alla Melchiorri, che al dunque però non inquadra la porta. Al 40esimo la prima brutta notizia per i biancazzurri: Gersini sventola il cartellino giallo a Maniero, niente derby. Purtroppo per il Pescara il bello, anzi il brutto, deve ancora venire. Al 42esimo corpo a corpo tra Lazzari e Calapai, per il secondo assistente la sbracciata del biancazzurro è eccessiva e segnala a Gersini il duro provvedimento, rosso e Pescara in 10. La ripresa si apre con un assedio modenese alla porta di Aresti, subito Gozzi incorna debolmente il traversone di Schiavone, il centrocampista modenese è scatenato, proprio Schiavone conclude un'azione tamboreggiante che passa anche per i piedi di Ferrari e Calapai, ma la sua vola è neutralizzata in corner da Aresti. Schiavone ci riprova a metà tempo con un piattone di poco alto, stringe i denti il Pescara, entrano Memusciai e Soe per Politano e Maniero, ma la pressione modenese è senza soluzione di continuità. Gozzi sfonda a destra, ma Ferrari sciupa calciando alle stelle. Ancora Aresti usa i pugni sull'ennesima sventola di Schiavone, il bunker biancazzurro salta la mezz'ora, cross di Rubin, contatto in area tra Zuparic e Ferrari, per Gersini è rigore. Il croato già ammonito finisce anche lui, anzitempo sotto la doccia, e dagli 11 metri Granoce non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Subito dopo scaramucce reciproche tra Pucino e Rubin, il primo va per prendere la palla, il secondo esagera stramazzando a terra, Gersini li espelle entrambi. In 10 contro 8, il Modena impiega 5 minuti ad archiviare la pratica. Cross di Beltrame, Granoce corregge forse con un braccio e fa doppietta. Per Gersini è tutto ok, il Modena si prende i 3 punti, il Pescara schiuma rabbia per una partita condizionata pesantemente dall'arbitraggio, un condizionamento che si protrarrà anche in vista del derby di venerdì, con una lista di assenti ancora lunghissima per Marco Baroni, che nel dopogara non le manderà a dire al direttore di gara.